Montagna. Vivere in montagna è piuttosto difficile, si sa. Lì, soprattutto vicino alle cime, soffiano costantemente forti venti, l'aria è rarefatta, mentre la temperatura può essere molto bassa. Non sorprende dunque che gli animali che vivono in montagna abbiano una grande resistenza e una serie di altre qualità eccezionali che permettono loro di adattarsi a condizioni di vita così dure. Avrete sicuramente visto fotografie di animali con le corna che si ergono miracolosamente su pareti quasi verticali. Questi esseri dal pelo spesso e magnifiche corna sono le capre di montagna, oppure lo strambecco delle Alpi se parliamo dell'arco alpino. Le capre di montagna sono una vasta famiglia, in realtà abitano gli altipiani rocciosi dell'Europa, le montagne dell'Africa settentrionale e l'Asia centrale e meridionale, preferendo pendii ripidi e zone rocciose inaccessibili tra 1,5 e 5,5 km sul livello del mare. In montagna su alti pendii, le capre trovano cibo e riparo dai predatori. Lo stile di vita di questi incredibili animali è altrettanto incredibile, sono in costante e veloce movimento. Le capre di montagna sono i migliori scalatori del mondo, le montagne sono il loro habitat naturale e nella loro ricerca di cibo sono estremamente abili a prendere d'assalto le cime più vertiginose. Possono facilmente saltare dirupi di diversi metri, riescono a stare su superfici quasi verticali, dimostrando un notevole coraggio. Questi animali devono una tale agilità alla struttura dei loro zoccoli. Sono stretti e rigidi e sono in grado di estendersi ampiamente. I zoccoli inoltre sono dotati di particolari cuscinetti morbidi e sensibili, la cui superficie si rinnova costantemente e non diventa mai ruvida. Non appena l'arrampicatore con le corna mette il piede sulla superficie, il cuscinetto copre parzialmente tutta la roccia su cui l'animale poggia gli zoccoli, creando così una trazione supplementare, in pratica attaccandosi alla roccia. La sostanza cornea dei loro zoccoli è molto forte e ricresce rapidamente, in tal modo non sfregano mai contro le rocce taglienti. Tutte queste particolarità permettono a questi animali di fare dei salti incredibili, anche su pendii più ripidi. Un altro fattore importante è il loro eccezionale senso dell'equilibrio, una coordinazione precisa e una vista acuta per vedere in dettaglio tutte le irregolarità della roccia. Se la roccia su cui la capra appoggia lo zoccolo è troppo stretta, la quale non potrà aggrapparsi, immediatamente si spinge via e salta più in là, verso un'altra sporgenza e così via, fino a quando non sta in piedi con sicurezza, aggrappandosi a qualsiasi piccola sporgenza o depressione, come dei veri arrampicatori. Gli strambecchi vivono nelle praterie ad alta quota e sulle pareti rocciose. Questa specie vive in zone montane alpine inaccessibili tra la foresta e le frontiere di ghiaccio, ad altitudini fino a 4600 metri. Essendo animali piuttosto grandi, lunghi fino a 1,5 metri, alti fino a 1 metro al garrese, con un peso medio da 40 a 100 kg, sono tuttavia arrampicatori così flessibili e agili che danno l'impressione di essere appunto dei veri alpinisti. Ma non sono gli unici così bravi. Nell'Africa nord-occidentale, in Marocco, è possibile osservare un fenomeno davvero insolito che vede protagoniste delle comuni capre domestiche, appollaiate sui rami degli alberi come se fossero uccelli. Numerosi stormi di golosi cornuti si arrampicano su questi alberi spinosi che crescono solo in un posto sulla terra, nel sud del Marocco. Questi alberi di solito raggiungono da 8 a 10 metri di altezza, ma questo non spaventa di certo le agili coppie di ungulati africani che si arrampicano fino a 3 piani di altezza alla ricerca della loro delizia preferita come abili acrobati senza un minimo di paura. Queste capre raggiungono la cima dell'albero e cominciano a mangiare lentamente le foglie, così passano quasi 3/4 del loro tempo, portando del beneficio anche ai pastori perché mangiano i semi, poi ovviamente questi vengono espulsi, pronti per diventare il preziosissimo olio d'argan. Invece di cacciare le capre, quindi i pastori tagliano le spine in modo che esse possano arrampicarsi più facilmente e insegnano alle capre giovani come farlo. Vederle è davvero emozionante, peccato si possano trovare solo nella parte sud-occidentale del Regno di Marocco. Procavia capensis, dei piccoli erbivori che abitano il continente africano. Gli habitat naturali delle procavie sono pendii di montagne e colline coperte di terreno roccioso. L'altitudine massima a cui si trovano è di 3800 metri. Si tratta di animali molto agili che corrono e saltano velocemente. Un esemplare adulto pesa in media 3,5 kg. Il corpo cresce fino a 0,5 metro di lunghezza, ma la coda è così piccola, appena 1-3 cm, che sembra quasi non ci sia affatto. Una caratteristica tipica delle procavie è il muso corto e il labbro inferiore spaccato.
La testa è adornata con piccole orecchie che sono spesso nascoste da una folta peluria. Questo animale è un eccellente arrampicatore, in grado di spostarsi su superfici di roccia molto lisce grazie alla sua speciale struttura delle zampe. Le zampe di una Procavia sono dotate di cuscinetti molto speciali che, insieme alla forma particolare della suola, funzionano da vere e proprie ventose, permettendo all'animale di attaccarsi a tronchi di alberi o rocce senza difficoltà. Le ghiandole che secernano una secrezione simile alla gomma contribuiscono alla tenuta della suola sulla superficie. Le peculiarità della struttura delle zampe permette all'animale quindi di correre su e giù per rocce verticali e sui tronchi d'alberi ad alta velocità e senza alcuna paura. L'agilità con cui l'animale fa tutto questo è sorprendente. Il leopardo delle nevi è un felide di grossa taglia, originario delle catene montuose dell'Asia centrale. Si tratta di un predatore molto bello e abbastanza raro, l'unica specie di grande felino che si è adattata a vivere permanentemente in condizioni difficili ad alta quota. Il leopardo delle nevi vive nell'Himalaya, nel Tibet, nel Pamir, nell'Altai e nel Tian Shan. La specie è sopravvissuta proprio perché vive in zone montuose inaccessibili all'uomo soprattutto. L'altitudine massima a cui è stato trovato un leopardo è di ben 6.000 metri. L'habitat preferito di questo animale sono le parti rocciose delle montagne, dove di solito c'è poca neve ed è più facile nascondersi dalle intemperie, trovare un posto per imboscarsi e nascondersi dai nemici. Il leopardo delle nevi si distingue per il suo lungo corpo snello e flessibile, le zampe relativamente corte, la testa piccola e la coda molto lunga, che rende l'animale lungo più di 2 metri. Pesa mediamente fino a 55 kg invece. La coda aiuta l'animale a trovare l'equilibrio. Il suo pelo è molto lungo, spesso e soffice, con un sottopelo altrettanto spesso. Anche in questo caso, grazie ad una struttura speciale delle zampe, il leopardo delle nevi può camminare silenziosamente e facilmente nella neve profonda senza sprofondarci, coprendo enormi distanze. Può saltare inoltre fino a 6 metri di lunghezza e fino a 3 metri di altezza. Il leopardo delle nevi, un po' come lo stambecco, cammina senza paura lungo le sporgenze rocciose e attacca le sue prede con precisione di un cecchino. Questo enorme toro cornuto, un mammifero con gli zoccoli, è una creatura unica. Abitante del Tibet, è il più grande mammifero sulla Terra a vivere in condizioni così dure. Parliamo dello yak. Lo yak ha un corpo lungo e massiccio, una testa pesante, corna basse e zoccoli larghi e arrotondati, grazie ai quali è in grado di muoversi senza sforzo su terreni montagnosi e pendii rocciosi, alla ricerca di pascoli sempreverdi. E per finire, il lama. Lama era un termine utilizzato dai peruviani per designare quella piccola popolazione di animali che, prima della conquista spagnola, erano gli unici ungulati addomesticati del paese. Tali animali erano allevati non solo per il loro valore quali bestie da soma, ma anche per la loro carne, la lana e le pelli conciate. Essi erano dunque utilizzati al posto dei cavalli, dei buoi, delle pecore e delle capre del vecchio mondo. Oggi invece il termine lama è utilizzato per indicare una specie in particolare, anche se, in certi casi, viene ancora mantenuto il suo senso generico. I lama abitano principalmente ad alta quota e, come i loro colleghi arrampicatori, non hanno problema a saltare da una parete verticale all'altra.